Le mani piene di fango. Vedendolo,
La figlia dei draghi comprese immediatamente che era lavoratore ed onesto e senza saperlo se ne innamorò. Gli andò incontro e chiese timidamente: «Fratello coltivatore, mi potreste dire il nome di questo luogo?» Il ragazzo si fermò e rispose molto educatamente: «È la pianura Mejiang di Dai. Da dove vieni, sorella? Perché sei tutta sola?» La figlia dei draghi avrebbe ben voluto dirgli la verità, ma per timore di non essere creduta, rispose in maniera sibillina: «Fratello coltivatore, abito vicino al fiume Lankang. Questa mattina sono andata a cogliere delle verdure selvatiche nella montagna vicino al fiume. Là mi sono perduta ed eccomi qui per caso.» Nel sentirla parlare in tale maniera, il ragazzo le disse affabilmente: «Vuoi venire a riposarti un po' a casa mia? Devi essere molto stanca. Casa mia, quella palafitta, è piccola, ma comunque ci sono degli sgabelli per gli ospiti.» La figlia dei draghi abbassò la testa, molto felice, e si lasciò condurre dal giovane. Il ragazzo si chiamava Yan Maoyang. I suoi genitori erano morti da molti anni. Senza fratelli, viveva solo in una piccola casa di bambù. Aveva lavorato come guardiano di buoi sin dall'infanzia e sapeva già arare la terra all'età di 10 anni. Era povero, ma di grande bontà. Quando le persone avevano delle difficoltà, era sufficiente dire una sola parola perché lui andasse in loro aiuto. Tutti gli abitanti del villaggio lo trovavano molto simpatico. Parecchie donne molto premurose avevano da molto tempo l'intenzione di aiutarlo a fondare una famiglia, ma non avevano ancora trovato la ragazza giusta. Il sole era già tramontato e gli uccelli sarebbero ben presto ritornati al loro nido. I paesani, stupiti di vedere Yan Maoyang rientrare con una bella ragazza, andarono tutti sul balcone per guardarli. Il ragazzo era un po' infastidito, ma per niente imbarazzato. «È naturale», si disse, «condurre a casa qualcuno che si è smarrito, perché dovrei infastidirmi?» Rientrato a casa, Yan Maoyang depose una catinella d'acqua sul balcone e chiese alla ragazza di lavarsi i piedi. Poi dispose una tavola rotonda di striscioline di giunco, sulla quale mise una ciotola di riso glutinoso, della zuppa di germogli di bambù e dei cetrioli salati. «Sorella smarrita», disse con tenerezza, «avrai probabilmente fame dopo aver digiunato tutto il giorno. Vieni subito a mangiare qualcosa.» Vedendo che la giovane era arrossita e sembrava confusa, aggiunse: «Queste verdure selvatiche e la zuppa fredda non sono certamente molto appetite, ma il riso glutinoso però è buono. Vieni ad assaggiarne.» «Fratello coltivatore, come posso ringraziarti?» esclamò la figlia dei draghi. Era la prima volta che mangiava il cibo del mondo terrestre e lo trovava migliore di quello del palazzo dei draghi. Finito di mangiare, era già buio. L'orfano si mise in agitazione. Cosa sarebbe accaduto se un uomo pieno di salute avesse dormito con una bella ragazza sotto lo stesso tetto? Ma la notte gli impediva di riaccompagnarla a casa. La figlia dei draghi era intelligente e si era già accorta dell'angoscia del giovane. Pensando che era giunto il momento della verità, gli disse con franchezza e tenerezza: «Fratello coltivatore, scusami. In realtà io sono la figlia dei draghi e vivo nella grotta della roccia d'oro del fiume Lankang. Il desiderio per la vita umana mi ha spinto a venire sino a qui. Ti supplico di tenermi, diventerò volentieri tua moglie e ti coprirò di cura e tenerezza.» A queste parole Yan Maoyang fu costernato.
possibile che questa graziosa figliola fosse la figlia dei draghi del fiume Lankang. Scettico, egli la interrogò e rinterrogò per essere certo, ed ogni volta la giovane giurava di dire la verità. Yan Mao Yang non insistette più che quello che diceva fosse vero o falso, e egli decise di rispondere alla preghiera della ragazza. Così le disse sinceramente: figlia dei draghi, tu hai un'anima pura come una goccia d'acqua, ma io sono un uomo molto povero. Hai pensato alle difficoltà alle quali andrai incontro se vivrai con me? Se si ama veramente, rispose la figlia dei draghi, il più aspro dei frutti diventa dolce nella bocca degli innamorati. Essi procedettero alla cerimonia nuziale la sera stessa. L'indomani, a questa notizia, i paesani andarono a felicitarsi con dei fiori, del riso dell'ultimo raccolto e dello zucchero rosso in polvere. Vedendo che questi contadini erano tutti molto onesti e benevoli, la giovane sposa giunse le mani per esprimere loro i suoi ringraziamenti sinceri. Mille volte grazie per avermi dato il diritto d'asilo nel vostro villaggio, malgrado la mia bruttezza. A partire da oggi, se voi avrete delle difficoltà, io farò del mio meglio per aiutarvi. Queste parole colmarono di gioia i paesani, che cominciarono ad esprimere i loro desideri. Ebbene, figlia dei draghi, dacci più pioggia. Il nostro villaggio non ha abbastanza risorse d'acqua. Il trapianto del riso non si può fare senza la pioggia, implorò un vecchio. E poi, proseguì una nonna, la gente di Mejiyang non sa nuotare né condurre le zattere. Quando abbiamo bisogno di recarci in visita dai nostri parenti, sull'altra riva del fiume, non potreste aiutarci ad attraversare il fiume? La nuova venuta acconsentì con gioia. Da allora, si dice, il tempo divenne molto favorevole per la risucoltura del villaggio Mejiyang. Quando la gente di Mejiyang aveva voglia di andare al villaggio Jingyong, doveva solo gridare: sono del villaggio Mejiyang, che la figlia dei draghi abbia la gentilezza di aiutarmi ad attraversare il fiume, perché apparisse un ponte sul fiume. Un anno più tardi, la figlia dei draghi era incinta. I paesani andavano sovente a trovarla a casa, augurandole di mettere al mondo un neonato paffuto senza difficoltà. Ma proprio in quel periodo accadde qualcosa di catastrofico. Con lo scopo di farsi costruire un altro palazzo, il nuovo capo del villaggio Jingyong ordinò a tutti gli uomini del villaggio di andare ad abbattere il legname necessario sulle montagne. Un mese dopo, essi ne avevano già raccolto la quantità necessaria, ma al momento di attraversare il fiume, le zattere di bambù furono rovesciate dalle onde e tutto il carico di legname cadde nel fiume Lankang. I battellieri, diverse miglia, si adoperarono per recuperare tutto quel legno per 99 giorni, ma fu tutta fatica inutile. Come fare? Il capo del villaggio Jingyong era molto inquieto quando un uomo molto intelligente andò a suggerirgli una soluzione. Mio signore, gli disse, io mi reco sovente al villaggio Mejiyang per rendere visita a dei parenti. Ho saputo che là un giovanotto ha sposato la figlia dei draghi. Se si chiedesse aiuto a quest'uomo, forse si ritroverebbe facilmente il legno perso nel fiume. A queste parole, il capo fece chiamare immediatamente Yang Mao Yang. Costui era un uomo di cuore, era sempre disponibile. Ma questa volta egli esitò, poiché sua moglie era incinta di 9 mesi e avrebbe ben presto partorito. Ma il messaggero lo implorò tanto e ancora di più. Se noi non possiamo recuperare il legname, il capo del nostro villaggio ci farà picchiare sino alla morte. A
abbiate pietà di noi e aiutateci a venirne fuori. La figlia dei draghi si commosse e disse a suo marito: va, mio caro sposo, aiutare gli altri a superare le difficoltà è nostro dovere. I paesani si occuperanno di me, sta tranquillo. Le parole della sua sposa lo rassicurarono e così si recò a Jinglong, accompagnato da colui che aveva chiesto aiuto. Dopo la partenza di suo marito, la figlia dei draghi andò furtivamente sulle rive del piccolo fiume del villaggio Mejiyang. Là, ella pregò il genio del fiume di dire al re dei draghi di aiutare suo marito a recuperare il legno caduto il più presto possibile. Il re dei draghi del fiume Lankang, per far piacere a sua figlia, inviò immediatamente numerosi pesci e gamberi ad assistere Yan Mao Yang nel pescaggio. In meno di mezza giornata, essi riuscirono a tirar fuori dall'acqua più di un migliaio di tronchi d'albero. La gente di Jinglong ne era stupefatta. Oh, diceva, è miracoloso. Solamente il genero del re dei draghi è capace di fare questo. Ma qualcuno ne aveva fatto partecipe il capo del villaggio Jingyong. Convinto dei talenti di Yan Mo Yang, questi riconobbe che nessuno a Jinglong era capace quanto il giovane. Ma proprio in quel momento un uomo gli mormorò all'orecchio: mio rispettabile maestro, il giorno della vostra morte è vicino. Il capo spalancò gli occhi e chiese: cosa succede? Qualcuno cerca di uccidermi. L'uomo rispose con astuzia: non ora, ma bisogna stare allerta. Riflettete bene, Yan Mao Yang è mille volte più forte di voi. Se avesse l'intenzione di diventare al posto vostro il capo del villaggio Ying Yong, sareste in grado di misurarvi con lui? Allora cosa bisogna fare, secondo te? Chiese il capo con un tono ansioso. La cosa migliore sarebbe quella di ucciderlo prima che egli sospetti qualcosa, rispose l'uomo estraendo la propria sciabola. Il capo scosse la testa, vedendo pagato con ingratitudine il suo benefattore, ma subito gli balenò un'altra idea per la testa. Il capo del villaggio Yin Yong deve essere un uomo del posto. Non bisogna cedere questa carica ad un uomo del villaggio Meiji Yang. Sarà meglio agire per primo. Fece allora arrestare Yan Mo Yang con l'intento di trascinarlo nella foresta per decapitarlo. A questa notizia, la gente del villaggio Yin Yong, che abitava lungo il cammino dove doveva passare il condannato, andò ad intercedere in suo favore e a dissuadere il loro capo dall'agire alla leggera. Ma costui non sentiva da questo orecchio e tranciò la testa di Yan Mao Yang con un colpo di sciabola. Avendo appreso della morte di suo marito, la figlia dei draghi cadde in deliquio. Grazie alle cure dei paesani, ella ritornò poco a poco in sé. Nella sua collera disse: non credevo che esistessero a questo mondo degli uomini così malvagi. Mio marito ha avuto la bontà di andare ad aiutarli, ma invece di essergli riconoscenti, essi l'hanno ucciso. Io non glielo perdonerò. La notte stessa, la giovane ritornò nel palazzo dei draghi per far partecipe del suo dolore il re dei draghi bianchi. Questi, preso dal furore, ordinò immediatamente ai soldati dei gamberi di gettare grosse pietre nel fiume Lankang. Subito le acque del fiume iniziarono a scorrere a ritroso e in un niente inondarono Yin Yong e le sue risaie. Il capo e gli abitanti trovarono scampo sulla sommità delle montagne, dove si nutrirono di foglie d'alberi e di frutti selvatici. Perché le acque del fiume salgono così in fretta, visto che non è caduta una sola goccia di pioggia? Si interrogò il capo del villaggio, Yin Yong, che dava per scontato che la cosa sarebbe stata di breve durata. Ma trascorsero 8
9 giorni senza che si avesse alcun segno di decrescita. I sinistrati avevano mangiato tutte le foglie degli alberi e i frutti selvatici e ora rischiavano di morire di fame. Allora un vecchio disse al responsabile: «Hai avuto torto ad uccidere il bravo giovane che ci ha aiutati a ripescare il legname. Ti rendi conto che è la tua cattiveria che ha provocato la collera della figlia dei draghi ed è indirettamente la causa di questa apocalisse. La sola via d'uscita che ti permette di sopravvivere è quella di andare a riconoscere i tuoi crimini davanti alla figlia dei draghi». Il capo comprese solo allora le cause di quella catastrofe, rimpianse molto la sua imprudenza e fece fare una zattera di bambù che lo conducesse verso le montagne sull'altra riva in compagnia dei suoi consiglieri. Là, scesi dalla zattera, si recarono ai piedi del villaggio Mijiyang per domandare perdono alla giovane vedova. «Figlia dei draghi», disse il capo del villaggio Jingyong, «la nebbia ha ostruito la mia vista. Quanto me ne voglio d'aver ucciso tuo marito su istigazione di cattivi consiglieri. Uccidimi se vuoi, ma ti supplico di non annegare gli abitanti del villaggio Jingyong». La figlia dei draghi gli lanciò uno sguardo furioso, gli rimproverò la sua ingratitudine e gli chiese di rendergli suo marito. Incapace di assolvere a tale richiesta, il capo non sapeva che implorare clemenza. Fu soltanto dopo aver lungamente pianto che la figlia dei draghi si calmò. Allora il capo le disse: «Figlia dei draghi, se tu ci perdoni e lasci gli abitanti del mio villaggio vivere tranquillamente, noi saremo felici di nutrirti di generazione in generazione». La figlia dei draghi, nonostante la sua tristezza e la sua indignazione, non se la sentiva di annegare tutti gli abitanti del villaggio Jingyong. Così acconsentì. La sera stessa, essa ritornò nel palazzo dei draghi per domandare al re dei draghi di far togliere lo sbarramento di pietre dal fiume. La mattina del giorno dopo, le acque del fiume avevano ripreso il loro corso normale. Villaggio e i campi emersero nuovamente dall'immensità delle acque. Da allora, per esprimere la loro riconoscenza, la gente del villaggio Jingyong considerano la figlia dei draghi come il genio del loro villaggio e vanno a venerarla ogni anno lungo le rive del fiume. Si narra anche che poco dopo il suo ritorno al palazzo dei draghi, la figlia dei draghi avesse partorito un bel neonato e poiché durante la maternità ella aveva avuto bisogno di uova, quando la gente va a renderle omaggio le porta come offerta 120 uova di differenti colori. Termina qui questa fiaba. Come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.